Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo ad imparare insieme questa canzone dei Beatles, dei Tripper. A me piace veramente tanto questo riff. Vedremo che avremo tre giri diversi da studiare, di cui uno molto semplice, e andiamo ad analizzare appunto il primo, quello che hai sentito prima. Praticamente noi siamo su un accordo di Mi maggiore, in cui dobbiamo suonare però sia la terza maggiore che la terza minore. La miglior diteggiatura che io ho trovato, che trovo sia per me più comoda, nonostante ce ne siano comunque tantissime, è questa. Io parto con il Mi, con il dito 1, al tasto 7 della corda di La. Poi vado a prendere la terza minore con il mignolo, cioè il Sol naturale, a mano aperta, 4 dita, 4 tasti. Poi, dopo aver fatto questo 1-4, vado a spostarmi di mezzo tono, scendo di corda sulla corda di Re e prendo il Sol diesis al tasto 6. Qui vado a prendere Sol diesis e poi il Si naturale. Quindi io andrò a fare in pratica come diteggiatura 1-4-1-4. Mi, Sol, Sol diesis, Si. Dopo vado a prendere un Mi acuto, tasto 9 della corda di Sol, un Re, che è la settima minore, al tasto 7 della corda di Sol, poi sposto la mano con il dito 1, vado a prendere di nuovo il Si di prima, e qua con il 3 vado a prendere il Fa diesis acuto. Proviamo ad arrivare fin qua. Sposto. Dopo aver preso il Fa diesis con il 3, ritorno con la diteggiatura di prima, quindi con il dito 3, sempre sul Si, che è un pochettino la nota cardine che mi serve per passare da una diteggiatura all'altra, e vado a fare questo. Si, Re e Mi. Attenzione anche qua al ritmo. A me piace farlo però con un allargamento, perché qua è molto comoda, quindi questo Si, che era la nota in comune tra le due diteggiature, io vado a diteggiarla con il dito 2, in modo che come diteggiatura vado a fare Si, Fa diesis, 2-4. Poi l'indice va a allargare, quindi in questo punto prenderò 5 tasti e poi vado a usare il Si, Re, e sul Mi o vado con l'anulare, visto che tanto poi la mano si risposterà per ritornare in posizione con l'1, oppure con l'anulare. Prova a guardare bene la mia diteggiatura della mano sinistra. Qua. Io la trovo molto comoda. Nella strofa noi avremo, quando parta a cantare, due giri in Mi e poi andiamo a traslare la stessa diteggiatura sull'accordo di La. Quindi anziché partire da un Mi andiamo a partire da un La grave. E vedrai che la diteggiatura è esattamente la stessa. I gradi che vado a suonare sono gli stessi. Fondamentale, terza minore, terza maggiore, quinta, ottava e settima minore. La nona, che prima era il Fa diesis, mentre invece sull'accordo di La sarà il Si. Ok? Quindi vado a fartelo in La. Lo fa solo una volta perché poi ritorna subito sul Mi. Andiamo a provarlo a farlo insieme sulla base. Tolgo il basso, il primo giro è ancora quello dell'introduzione. Qua partirà poi la voce. Due volte. Cambio. Cambio. E dopo andrà a cambiare e andiamo a studiarci il seguente giro. Qui noi siamo sempre su un accordo maggiore,
un accordo con la settima minore, poi è un fa diesis di dominante, quindi è un fa diesis maggiore con la settima minore. Qui andiamo a suonare infatti questo groove a mano aperta, quattro dita, quattro tasti, già simile a come avevamo fatto prima, solo dove suoniamo la tonica, la terza maggiore, la quinta, la settima minore e la sesta. Il ritmo è questo, quindi ta, 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 ta. Quattro volte in fa diesis, una volta in la, una volta in sol diesis e poi andiamo a concludere il giro sugli accordi do diesis e si. Adesso vediamo anche bene le note. Quindi tu studi un riff e lo vai a traslare su questi tre accordi, quattro volte in fa diesis, una volta in la, una volta in sol diesis. Sul do diesis e sul si, anche questi accordi maggiori, andiamo soltanto a suonare praticamente la triade tonica, terza maggiore, quinta e ritorniamo sulla tonica. La quinta la suoniamo due volte, ritorniamo sulla tonica, poi sul si la stessa cosa. Ok? Quindi anche se armonicamente magari non conosci ancora bene le note, però puoi ragionare a gradi e diteggiatura e questo dovrebbe renderti un po' più facili le cose, quindi ragionare un pochettino più a blocchi. Dopo aver fatto questo si ritorna sul riff di base, quindi ci sarà di nuovo l'introduzione e poi di nuovo il cantato. Dopo il secondo ritornello, che poi questa canzone non ha un vero proprio ritornello, andiamo a suonare lo special in cui va a suonare soltanto la nota si. Lui va a prendere questo si sull'acuto. Andiamo un attimo a ascoltarlo. Dovrebbe essere questo, in cui però sono 12 battute. Però lui lo va a ritmare leggermente in maniera diversa. Vado a mettere un attimo il basso. Così lo ascoltiamo. All'inizio mette le note da un quarto. Seconda battuta, terza. Qua cambia il ritmo. Lo fa quattro volte. Quindi anziché fare il si, questo, così, va a fare ta 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 ta. Ottavo, ottavo. Con la legatura sul quarto. Dopo va a fare ta ta ta, ottavo ottavo quarto. E per finire ottavi. Prima di ritornare sul riff finale, dove va di nuovo a suonare tutto il cantato con poi anche il secondo giro. Queste sono bene o male le parti, poi ci sarebbe ancora nel finale, dopo l'ulteriore ritornello, in cui lui si ferma sempre sull'accordo di Mi, e qua al basso va a mettere qualche abbellimento, ma per lo più sono o degli slide o nel finale, dove va a utilizzare soltanto le note si e re, ma questo è proprio nello sfumato finale, quindi secondo me se rimani sul riff, quello di base, dovrebbe tranquillamente andare bene. Bene, dovrei averti spiegato tutto, fammi sapere sotto nei commenti se ti piace questo giro, se sono stato chiaro in tutto, e se hai domande sono qua, noi ci vediamo al prossimo video, ciao, a presto, grazie.